È in dirittura di arrivo, ma il divertimento e il programma di eventi del Carnevale di Fano 2015, che chiuderà le sue domeniche di sfilata il 15 febbraio, non accennano a diminuire. Oggi pomeriggio, durante la presentazione della tradizionale settimana grassa, il presidente Luciano Cecchini ha voluto illustrare i successi ottenuti fino ad oggi, come le migliaia di persone accorse in Viale Gramsci, tra cui turisti provenienti da ogni parte della penisola, inoltre 5.000 prendigetto venduti, 20.000 tagliandi della lotteria consegnati grazie alla collaborazione con le 20 associazioni, mentre per quanto riguarda il tesseramento si è già arrivati a quota 700. Due appuntamenti grazie a Rai 1 che sarà qui da noi sia nella giornata di domani e con una bella trasmissione dedicata appunto ai prezzi, saremo qua al mercato sotto la nostra sede e giovedì invece direttamente in piazza, 20 settembre, durante il Giovedì Grasso, ancora una volta le telecamere di Rai 1 con la vita in diretta. Giovedì Grasso tutti insieme in piazza a seguire le varie feste che nei vari locali si succederanno tra venerdì e sabato, dedicato sia ai bambini che agli adulti. Poi domenica, Dulcis in Fundo, ultimo grande corso mascherato, sempre con inizio al mattino, con il Carnevale dei Bambini, la moto mascherata che farà raduno al nostro Pincio e poi da lì partiranno e gireranno anche Toretta e Marotta. E che dire, meglio di così si muore. Poi tutti insieme martedì 17 in piazza per bruciare il pupo. Quindi buon carnevale, a risentirci presto amici di Fano TV. Il divertimento e il racconto saranno gli ingredienti principali del Giovedì Grasso, che per il secondo anno consecutivo è stato organizzato in collaborazione con il Paese dei Balocchi. Il pomeriggio si aprirà alle 15 in piazza 20 settembre con musica e la presentazione di Corrado Cori. Poi alle 15.30 con replica alle 17.15 andrà in scena lo spettacolo inedito della Compagnia del Teatrino Rosso della cooperativa Jolly Roger dal titolo Arlecchino, Pane, Amore e una bugia, scritto e diretto da Simone Ricciatti e a ingresso gratuito. Lo scorso anno avete raccontato come è nata la tradizione di bruciare il pupo, quest'anno invece che cosa racconterete? Quest'anno raccontiamo invece, diciamo, come nasce il Carnevale a Fano e in particolare la diatriba che c'era fra due famose famiglie, cioè fra Guido del Cassero e Angiolello da Carifano. Quindi sono due famiglie che litigavano e alla fine nasce un accordo e poi, diciamo, non sveliamo il finale, molto carino. Ma farete divertire i bambini acculturandoli anche? Sì, facciamo divertire i bambini con, diciamo, un po' di satira sotto che riguarda, diciamo, un po' anche la vita di tutti i giorni e in più anche un cenno storico su quello che riguarda proprio Fano, la città di Fano, che è citata anche con Dante, con la Divina Commedia, quindi un po' culturale, diciamo, anche. Dalle 16 poi, subito dopo la proclamazione del sindaco della città del Carnevale, un ruolo che spetta a Cecchini, a meno che non voglia cederlo ad un'altra persona, sono stati organizzati dei laboratori creativi e animazione per bambini. Alle 17.45 invece il Teatro della Fortuna ospiterà l'atteso spettacolo Peter Pan, ogni favola è un gioco. Venerdì 13 invece sarà inaugurato il secondo trofeo Città del Carnevale, un torneo di basket che si svolgerà fino a martedì 17 febbraio e che darà il via ai numerosi eventi sportivi in programma con il Carnevale di Fano, che porterà in città centinaia di appassionati con decine di squadre provenienti da tutta Italia.